che si faccia il prima possibile, doveva già essere fatto. Noi ovviamente non entriamo nelle scelte del governo, per quanto la stima nei confronti di Bonaccini e il modello che è stato adottato in passato con i presidenti di regione abbia funzionato, quindi ci sembrava la situazione, la soluzione più immediata, diciamo così. Però se il governo ha idee diverse, le tiri fuori, perché quello che non è pensabile è che si continui a rinviare. Sulla possibile riforma Nordio, quindi abolizione della burocrazia. Noi guardiamo con molto interesse alla riforma Nordio, perché come sapete alcune delle proposte che sembrano entrare nella proposta del governo sono proposte che noi abbiamo già avanzato, per esempio l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, comunque tra le proposte che abbiamo già presentato in Parlamento, e c'è una sensibilità sicuramente coincidente su alcune delle proposte che il ministro Nordio ha annunciato. Poi, come sempre, soprattutto quando si tratta di giustizia e quindi anche di diritti essenziali come quella della libertà delle persone, bisogna guardare i testi e quello che veramente farà il governo. Però l'importante è che anche lì si assuma un'iniziativa, perché uno dei motivi per cui questo governo penso sia stato votato dagli italiani è proprio quello di mettere mano alla giustizia. Sono passati diversi mesi, quindi guardiamo con favore a un cambio di marcia. Poi dovremo anche capire cosa esce davvero dal Consiglio dei Ministri.